Insultante. Adesso basta, Miss Prima Donna. Ho io qualcosa da dirti ora. Se vuoi, pensa di essere ancora la signora numero uno fra tutte le attrici del mondo, ma ti sbagli. Sei soltanto una vecchia pazza con un album di ritagli. E se mai avrai una parte da questo studio, non sarà necessario l'agente. Potremo contattare il fondo di beneficenza, perché sarà carità. Sal, ricordami il giorno in cui il successo ti avrà abbandonato e sarai a terra, in ginocchio. Ricordami quel giorno che ti devo un calcio nei denti. Così anche tu saprai esattamente quello che si prova. Barbie. Che c'è? Avevi ragione tu. Un uomo gretto e senza gusto, spregevole e volgare, non avresti nemmeno dovuto dargli retta. Ti riferisci a Marty Sal? Sì. Lui non esiste. E quello studio non esiste. Non c'è più. Non c'è più da adesso. Il mondo è qui, Dan, è tutto qui dentro. Da ora in poi tirerò le tende e chiuderò a chiave tutte le porte. Non voglio che il mondo esterno entri qui. Non entreranno i Marty Sal o i film senza sentimento, gli attorucoli in canottiera, il rock and roll, oppure i jukebox. Niente di questo. Barbara, che ti piaccia o no, le cose vanno così, il mondo è fatto così. E tu cosa fai? Chiudi gli occhi, dici che non esiste perché non lo vedi? Non deve esistere se chiudo gli occhi. E se chiudo gli occhi tutto scompare. E se lo vorrò veramente, tutto scomparirà. Quanto al presente, in questo momento, Danny, siamo ancora negli anni 30, con tutto il loro fascino e sentimento, con tutta l'eleganza. Quello sì era un mondo felice, Danny, ed io voglio che torni così. Ma non puoi. È nostalgico, è bello, ma non è vero, è finto. Non deve essere finto. Se lo vorrò con tutte le mie forze, non potrà essere finto. Tesoro, daremo una festa. Inviteremo tutti i nostri amici. Di loro che io sono ancora qui e che qui è come allora. E dillo a Jerry Herdon, a Steve Black, a Paul Nider. Diglielo, Danny. Barbara, ma non ti accorgi che è ridicolo? Te lo sei dimenticato? Paul Nider è morto 5 anni fa. Jerry Herdon abita da anni a Chicago. Steve Black è sparito da almeno 15 anni. E anche ammesso che li trovassi, a che festa li inviterei? Non capisci quello che stai facendo? Ti stai costruendo un cimitero. Continui a volere delle cose morte. Sono per me tutte queste luci? Soltanto per te, con tutto il mio amore. Sally, come sta? Mi piacerebbe saperlo, signor Wes, ma non la vedo più ormai. Capita anche che non vada nemmeno a dormire. Passa giorni e giorni chiusa in quella stanza, giorno e notte. E quando una volta ho potuto entrarci... Senta, signor Wes, non vorrei darle l'impressione di essere impazzita, ma le potrei giurare che l'ho veduta su quello schermo. Sally, adesso si faccia coraggio e cerchi di tranquillizzarsi. Tra poco passerà di qui un signore, il signor Herdon. Jerry Herdon.